Sotto la sede del PD continuano le proteste degli insegnanti contro la riforma di Renzo che continua ad andare avanti. Bloccherete gli scrutini? Sicuramente cercheremo di bloccare gli scrutini. Il problema è che abbiamo necessità che ci sia l'appoggio e il sostegno anche di un grande sindacato come per esempio la CGIL, perché bloccare gli scrutini ha diverse conseguenze. Quindi noi assolutamente, anzi siamo stati noi lavoratori subito a proporre questa soluzione, perché riteniamo che l'attacco a questo attacco debba in qualche modo giungere una risposta adeguata. Ecco, cerchiamo di chiarirlo. Non è soltanto una riforma della scuola, si mette in discussione l'idea di scuola di questo paese non rispettando quello che dice la Costituzione. La nostra è una battaglia per la scuola pubblica, per la scuola della Costituzione. È chiaro che il sistema che ci viene proposto è un sistema che, oltre a trasformare le nostre scuole in aziende, trasforma veramente il principio della libertà di insegnamento, ma soprattutto il principio dell'istruzione, dell'adeguamento. Adeguata istruzione, perché quello che vogliono fare con l'entrata dei privati è diversificare l'offerta formativa, il che significa che ogni studente avrà la possibilità di apprendere in base ai soldi che verranno investiti. E allora noi ci chiediamo, ma scusa signor Renzi, ci vuoi spiegare l'offerta formativa sarà uguale rispetto alla scuola di Palermo, della periferia di Palermo, piuttosto che quella della scuola del centro? È questo quello per cui noi diciamo no, è questo per cui noi continuiamo a scendere in piazza e andremo avanti fino al blocco degli scrutini. Buonasera, buonasera. Ci fa piacere che insomma vuole il megafono. No, ascoltiamo quello che avete da dire, siamo scesi per ascoltare. Benissimo, oggi è uno dei tanti momenti di protesta, perché noi siamo tra quelli che le linee guida le hanno lette e pensano anche di averle capite. E le abbiamo capite talmente bene che noi presidi sotto la vostra sede li facciamo ormai da un anno, non solo, presidi, assemblee all'interno dei collegi docenti che in qualche modo, che quasi nella totalità più assoluta hanno approvato documenti contro la vostra proposta di legge. Oltretutto ci sono stati due scioperi importanti, quello del 24 che è stato convocato dai lavoratori e che ha spinto fino a quello del 5 maggio, come voi sapete uno sciopero storico visto la portata dei numeri, stiamo parlando di ben 80% degli insegnanti. Allora, noi non sappiamo più in che modo, quale modalità utilizzare per farvi capire che noi questo disegno di legge non solo non lo vogliamo modificare perché non ne vediamo proprio gli spazi, i margini, ma vogliamo che venga assolutamente ritirato, perché il vostro è una proposta anticostituzionale. Voi siete quelli che facevano le lotte con gli insegnanti quando la Prea parlava di chiamata diretta, e allora adesso voi dovete spiegare che cosa è successo, chi... Vabbè, mi contengo. Se avete un documento, un volantino, noi lo trasmettiamo ai nostri parlamentari. Come sapete, questa è la sede del PD di Milano, non ci sono rappresentanti del governo. Quello che vi abbiamo già detto che avremmo fatto è trasmettere le vostre proteste. Ma lei è stato presentato come un autorevole funzionario rappresentante del di questo PD di Milano. Partito a Milano, che non è sicuramente secondario. Per cui faccia la cortesia democratica di dare risposta a quanto le è stato fatto osservare. Stiamo lottando anche per la libertà di pensiero e questa non dovete toglierla. Voi capite che dei docenti, se sono sottomessi al cosiddetto dirigente scolastico, come dire, la valutazione, se il pensiero è un po' diverso dal suo, non è proprio così oggettiva sul merito, e questo lo sapete benissimo. Questo è il completamento della riforma Berlusconi, non è affatto diverso dalla riforma Berlusconi, questa è una riforma di destra, di estrema destra, non ha niente di sinistra. Allora, noi raccogliamo per l'ascolto, ma sinceramente ci aspettiamo anche delle risposte. Oltretutto lei è un ex collega, per cui voglio dire, al di là del suo partito, dai, il collega può esprimere anche un giudizio rispetto a questo. No, io la ringrazio, ma questo non è il modo di venire giù a parlare con i lavoratori, perché stiamo parlando solamente noi e noi siamo abituati a parlare, lo facciamo tutti i giorni nelle nostre classi. Vogliamo ricevere risposte, perché abbiamo bisogno di ricevere risposte, perché la collega ha speso 3.000 euro, io questa mattina ho passato un esame e trovo a pagare 3.000 euro per rimanere disoccupata.
per rimanere disoccupata io ho bisogno di risposte, perché il nostro lavoro è sopravvivenza. Con gli stipendi degli insegnanti noi non diventiamo ricchi, cioè sopravviviamo, ci paghiamo l'affitto, e allora voi avete il dovere di darci delle risposte, come cittadini e come lavoratori. Dobbiamo riconoscere che i rappresentanti del PD milanese non sanno dare risposte adeguate ai lavoratori che chiedono e che fanno domande precise. Si sono trincerati dietro la solita solfa, il solito slogan: risponderà il governo. E allora noi chiediamo chiaramente, ma voi che siete rappresentanti del PD, siete in grado di darci delle risposte sull'operato del vostro governo, o non sapete neppure le motivazioni che spingono il vostro governo a fare quello che hanno fatto? Evidentemente, poiché non sanno rispondere o non vogliono rispondere, dobbiamo giungere alla conclusione che sono inadeguati, assolutamente incapaci di affrontare le domande legittime dei lavoratori.